Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo tutorial su WordPress. Nel tutorial precedente abbiamo dato finalmente uno stile grafico al nostro blog. In questo video invece riprendiamo in mano WordPress per vedere come assegnare un layout differente alle pagine, quindi non alla home page che contiene i nostri articoli, ma alle singole pagine che compongono il nostro sito. Noi abbiamo tre pagine: tutorial, news e chi sono. E queste pagine hanno lo stesso stile della index, ma a noi non ci piace. Quindi proviamo a creare un nuovo file all'interno della nostra cartella e ci copiamo dentro il codice della index.php e questo file lo chiamiamo page.php. Ok, e proviamo per esempio a togliere il link, quindi il tag A lo togliamo perché preferiamo così. Quindi non vogliamo che questo sia un link che porti a qualcosa, ma che sia semplicemente del testo. Se andiamo a riaggiornare, vediamo che adesso non è più cliccabile, quindi è stato tolto il link. Perché? Perché abbiamo inserito una nuova pagina che si chiama Page e che in automatico WordPress assegna alle nostre pagine. Quindi se è presente questo file, il codice di questo file viene assegnato alle pagine, altrimenti viene assegnato un layout di default. Quindi abbiamo sovrascritto il layout e per esempio possiamo togliere il link e assegnare altre cose. Ad esempio, possiamo usare la logica condizionale, che è semplicemente un if. Inseriamo un if con dentro una funzione di WordPress che si chiama isPage. Apriamo la graffa, chiudiamo il tag PHP. E poi apriamo di nuovo il tag PHP e inseriamo soltanto la parentesi di chiusura. Tutto quello che scriviamo qui dentro sarà inserito soltanto se questa logica condizionale è verificata, soltanto se questo if è verificato. IsPage è una funzione che preleva, cioè che riceve o lo slug name oppure l'id della pagina. Lo slug name sarebbe questo, tutorial. Perché noi abbiamo impostato all'interno del nostro pannello di amministrazione questo tipo di URL. Vi faccio vedere che si può modificare andando in impostazioni generali di lettura, mi pare. No, permalink, scusate. Permalink, io ho impostato nome articolo. Se mettiamo ad esempio semplice e andiamo a salvare le modifiche. Andando di nuovo sulla pagina tutorial, allora, qui, andando sulla pagina tutorial, vi uscirà page ID 7. Quindi lo slug name tutorial corrisponde anche alla pagina con ID 7. Quindi io posso passare sia qui is page, posso passare sia 7 sia tutorial, a seconda di quello che sto utilizzando. Io naturalmente preferisco lo slug name perché l'URL è più bello da leggere e poi questo page ID, diciamo, non mi piace che sia modificabile così facilmente, diciamo, l'ID. Magari si rischia anche di avere problemi di sicurezza, quindi per il momento ci atteniamo allo slug name che ci piace di più. E quindi io posso passare tutorial. Quindi quello che andrò a inserire qui dentro sarà soltanto valido per la pagina tutorial. Proviamo e vediamo se funziona. Questo testo è presente solo sulla pagina tutorial. E magari lo possiamo inserire qui. Inseriamo qui, giusto per essere sicuri che venga visualizzato. Ok, allora siamo sulla pagina tutorial. Ok, e quindi si visualizza e questo già è un
una cosa ottima. Se andiamo sulla pagina news o sulla pagina chi sono, non è visualizzato perché abbiamo usato appunto la logica condizionale. Allora, questo procedimento è buono per queste piccole modifiche. Se vogliamo invece layout differenti in modo molto deciso, quindi layout veramente differenti, la logica condizionale non ci viene più incontro perché si creerebbero pagine con del codice molto confuso. Quindi togliamo questa logica condizionale che vi ho fatto vedere solo a scopo didattico e andiamo a creare una pagina specifica che si chiama, questo approccio si chiama Page Templates, cioè noi possiamo creare dei file specifici per ogni pagina che abbiamo su WordPress. Ad esempio, per la pagina tutorial possiamo creare il file page-tutorial.php e ovviamente riutilizzando il codice di page.php, qui possiamo inserire ad esempio tutorial e otterremo praticamente lo stesso risultato. Vedete, su chi sono e news vale il template inserito qui in page.php. Nel momento in cui noi andiamo sulla pagina tutorial, WordPress sa che esiste una pagina, un file PHP che si chiama page tutorial e gli assegna il codice di questo file. Quindi, nel momento in cui andiamo su tutorial, uscirà anche la scritta tutorial. Ok, quindi noi avremo un layout differente per questa pagina tutorial, mentre per news e chi sono ce lo facciamo andare bene. In news, volendo, possiamo metterci soltanto gli articoli della categoria news. In chi sono, invece, avremo un testo semplice come quello che è presente in questo momento, ovvero questi sono lorem ipsum. In tutorial invece vorrei avere delle cose un po' differenti, quindi nel prossimo tutorial andiamo a creare un layout per questa pagina. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, se è così lasciate un mi piace, lasciate un commento se qualcosa non è chiaro. Noi ci vediamo al prossimo tutorial.